ANG in Radio Frosinone, Young Radio for Young People, presenta Ci vuole un fisico, anzi una fisica bestiale. Nel tessuto sociale la qualifica del ricercatore e in particolare del fisico è da sempre molto evocativa. Particolarmente importante poi è infatti il profilo da divulgatore che la scuola ed anche il grande pubblico riconoscono a questa figura professionale. Non è un caso che con questo spirito di apertura chi oggi fa ricerca è in grado di sviluppare progetti coordinando e garantendo qualità sia nei propri interventi sia nella documentazione prodotta, contribuendo così a migliorare la disseminazione della cultura scientifica. Questa, come ben si può immaginare, ha come ricaduta un notevole orientamento verso la fisica e la ricerca, intese sia come disciplina e attività che come presa di coscienza da parte del pubblico e soprattutto di potenziali nuovi studenti interessati a questi percorsi accademici di formazione e dagli sbocchi professionali che essi sono fortunatamente ancora in grado di assicurare. A farcela in questo ambito, capace di interagire tra università, aziende e territorio, è stata Alice, tra le poche donne nel paese e tanto più nella provincia di Frosinone, che a pieni voti si è appena laureata in fisica. Ciao Alice, raccontami di te, i primi anni di vita, gli studi precedenti all'università. Sono sempre stata molto curiosa fin da bambina. A scuola le mie materie preferite erano italiano e storia ed il mio sogno è sempre stato quello di voler diventare un'archeologa. Invece odiavo la matematica, forse perché non ho avuto una maestra che me l'abbia fatta apprezzare fino in fondo, ma proprio il mio motto era, come dice la canzone, la matematica non sarà mai il mio mestiere. Mi affascinavano moltissimo le civiltà antiche e il fatto che noi calpestiamo lo stesso terreno che magari migliaia di anni fa altri popoli hanno calpestato. Cosa ti ha portato a scegliere la facoltà di fisica? Beh, sì, in effetti rispetto a quello che ho detto prima può sembrare un po' strano, ma io sono rimasta di quell'idea fino più o meno al terzo liceo, quando abbiamo iniziato a studiare fisica, perché ho fatto il classico e fisica si studia soltanto si inizia dal terzo anno. E per fortuna è arrivata una professoressa bravissima che io ringrazierò sempre, perché mi ha fatto veramente apprezzare e mi ha fatto iniziare ad interessare a questa materia. E mi piace ricordare che il motivo per cui io poi ho deciso di iscrivermi a fisica è stato quel giorno in cui lei spiegava, adesso non mi ricordo bene cosa, però qualcosa sull'elettromagnetismo, e allora disse: in un esperimento possiamo sparare un elettrone. Allora io mi sono chiesto, subito ho alzato la mano e ho detto: professoressa, scusi, ma come si spara un elettrone? Perché già il concetto di elettrone per una persona che sicuramente è estranea alla fisica è già un concetto molto complicato. In più, pensare di poter sparare un elettrone, di avere in qualche modo un controllo su questa particella, mi sembrava assurdo. Ho detto: ma che vuol dire sparo un elettrone? E lei mi disse che esistono delle tecniche in fisica con le quali si può effettivamente manipolare un fascio di particelle. E come si possono sparare elettroni, si possono sparare anche protoni o altre particelle. E io quel giorno decisi: io nella vita voglio sparare gli elettroni, perché mi sembrava così divertente che dissi proprio: nella vita voglio sparare elettroni. E poi effettivamente è quello che sto facendo adesso. Durante il percorso universitario hai dovuto rinunciare a molto del tuo tempo libero, quindi sport, hobby? Beh, sicuramente non sono stati 5 anni semplici, insomma non è stata una passeggiata, perché comunque i corsi che si affrontano trattano di argomenti che non sono proprio immediatamente intuitivi. E in più io, come ho detto prima, ho sempre avuto il rifiuto per la matematica, e questo mi ha creato un po' dei problemi all'inizio, perché io sono arrivata veramente con delle basi molto scarse e quindi ho dovuto fare il doppio della fatica all'inizio per riuscire ad imparare questo linguaggio, perché la fisica parla con il linguaggio della matematica, quindi se tu non parli quel linguaggio all'inizio non riesci a capire, è come se ti trovi in una
lezione in tedesco senza parlare il tedesco, non capisci niente, però poi piano piano ti entra nell'orecchio e cominci a ragionare in quel modo. E quindi poi è chiaro che uno acquisisce sempre più capacità e diventa anche più semplice andare avanti, però sicuramente ho dovuto fare dei sacrifici senza mai rinunciare però alle amicizie o allo sport. No, sicuramente questo no, perché non mi piace avere una sola cosa nella vita e secondo me non è neanche giusto. Mi piace la fisica, spero che diventi veramente il mio lavoro nella vita, però non ho solo quello, c'è anche altro ed è importante dare tanto peso all'uno quanto all'altro. Certo, ho dovuto fare tanti sacrifici, tante veramente rinunce a magari una giornata in campagna, una grigliata fuori, qualcosa del genere, però c'è anche stato lo spazio per questo, no? Sicuramente sarei ingiusta a dire che sono stata tutti i giorni della mia vita china sui libri, no. Una volta finito il dottorato, quale percorso vorresti intraprendere? Allora, premetto che quello del dottorato è un percorso che sto iniziando in questi giorni e comunque sono 3 anni e in 3 anni può cambiare tutto. Comunque la mia idea principale è quella di voler continuare a fare ricerca, quindi rimanere ad orbitare attorno a questo tipo di mondo, alla realtà accademica, ecco. Sicuramente mi piacerebbe, visto che questi 3 anni li passerò a fare il dottorato qui in Italia, mi piacerebbe andare a fare magari un paio d'anni all'estero, per comunque avere un respiro un pochino più internazionale, vedere come si lavora da altre parti. E sicuramente è qualcosa che può essere utile, cioè sicuramente un'esperienza formativa. E premesso che in realtà la mia idea è comunque quella poi di costruire un futuro qui in Italia, cioè quindi andare a fare un'esperienza fuori per poi comunque tornare in Italia, perché comunque ci credo all'Italia e non voglio, soprattutto per la fisica, comunque abbiamo delle eccellenze in Italia e sinceramente mi sembra sciocco andarsene senza neanche provarci. Quindi ecco, sì, la mia idea principale sarebbe questa, un'esperienza fuori per poi tornare qui. Pensi che la pandemia possa cambiare lo scenario del ventaglio di scelte che avresti potuto fare? La pandemia non credo che abbia, diciamo, cambiato il ventaglio delle mie scelte, piuttosto ha cambiato un pochino il percorso che avrò davanti, nel senso che sicuramente il mio dottorato è incentrato sulla fisica sperimentale e quindi su un lavoro di laboratorio che per ora possiamo ancora portare avanti, e quindi questo non è stato intaccato. Per esempio durante la tesi abbiamo avuto qualche problema per un periodo, poi però siamo riusciti a rientrare in laboratorio, quindi diciamo che si è risolto e è andata bene alla fine. Però sicuramente il dottorato è un'esperienza che a parere, insomma, di altre persone che l'hanno già fatto, perché ripeto, io ho appena iniziato, è un'esperienza molto divertente nella quale si partecipa a conferenze nazionali e internazionali, si viaggia molto, si vanno a fare magari dei corsi di formazione fuori per qualche mese, o ti mandano magari in visiting in qualche altra università in Italia o in Europa o anche nel mondo. Quindi sicuramente è un'esperienza molto divertente. Purtroppo con la pandemia tutto questo è bloccato, le conferenze sono tutte quante online, da remoto, e si perde un po' quell'emozione magari del ragazzo che per la prima volta deve parlare di fronte a un pubblico ed esporre i propri risultati, perché alla fine sei in una stanza e parli davanti al computer e non in una sala congressi, ecco. Però spero che, avendo appena iniziato, magari si possa risolvere per il secondo e il terzo anno di dottorato
comunque si riesca a fare qualcosa. Cosa consiglieresti ad un tuo coetaneo che volesse intraprendere il tuo stesso ciclo di studi? Dunque, un consiglio che posso dare è sicuramente quello di non mollare, nonostante ogni tanto può sembrare dura, uno pensa di non farcela, di non capire, di non essere bravo abbastanza. Se c'è la passione, di non mollare mai, perché poi alla fine le soddisfazioni arrivano. E poi anche perché la fisica ti permette nella vita, che è una delle cose che mi piace di più, di rimanere bambini, come diceva Einstein, perché rimane sempre viva quella curiosità, l'emozione nel comprendere qualcosa di più di come funziona il mondo. Un'altra cosa fondamentale sicuramente è quella di studiare in gruppo, di trovarsi un piccolo gruppo di amici con cui studiare, per capire più a fondo le cose, perché confrontandosi veramente si riesce ad arrivare ad un livello di comprensione sicuramente più profonda, soprattutto quando non si tratta di argomenti, come dicevo prima, che sono intuitivi. Quindi lo studio insieme e il confronto è l'ingrediente veramente fondamentale, anche quando uno è giù di morale, poi sicuramente aiuta. Avete ascoltato Ci vuole un fisico, anzi una fisica bestiale, con Eleonora Macari, ANG in Radio Frosinone, Young Radio for Young People.